ero sicura di andare lì per portargli aiuto, non avevo la sensazione che fosse successo qualcosa, perché la televisione parlava di attentato, di ferito, ma non parlava di cose gravi. E invece mi vengono incontro Alfredo Morvillo e Paolo Borsellino, e Paolo mi dice: è morto qualche momento fa fra le mie braccia. Era proprio un bambino iperattivo. Ricordo che la maestra delle elementari diceva alla mamma, Giovanni era bravissima a scuola come si può immaginare, ma la maestra gli diceva che c'erano dei momenti nei quali lei capiva che non poteva stare più seduto, allora per evitare che facesse qualche cosa che non andava bene lo chiamava alla lavagna per cercare di parlare. Lui faceva vita molto fuori, soprattutto nella parrocchia vicina a casa nostra, la parrocchia di Santa Teresa e anche quella di San Francesco, dove si trovò a giocare con i ragazzini del quartiere, con Paolo Borsellino. Ricordo sempre che poi, durante le sue prime indagini per il processo Spatola, disse di aver conosciuto proprio al tavolo di Pinghi Pong quello che poi fu la sua prima condanna, quella di Spadaro, condannata all'ergastolo. Giovanni aveva tante passioni, amava lo sport, poi c'erano tutto quello che riguardava il suo spirito, la sua parte diciamo intellettuale, era molto bravo a scuola, pur studiando pochissimo. Io mi faceva rabbia sapere che io studiavo di più ed ero meno brava di lui, però devo dire che era bravissimo e amava tantissimo tutta la letteratura, e poi amava moltissimo la musica, tanto che poi quando lavorava non faceva altro che lavorare sentendo la sua musica con il giradischi dietro. Sembrerà impossibile pensare che un uomo come Giovanni, così vivace, così attivo, così portato allo sport, all'indipendenza, dovesse essere costretto a una forma di protezione estrema. La sua vita trascorre fra il bunker, i vari aerei che lo portano in giro per il mondo per le sue indagini e la sua casa. Io ho ritrovato nelle sue interviste che le parole che Palermo dovesse ridiventare felicissima come lo era sempre stata. Anche Paolo Borsellino dice in una intervista che Giovanni aveva fatto tanto per amore, e se però per amore si intende il dare tutto a qualcuno che non se lo merita, beh, io credo, diceva Paolo, che Giovanni ha dato a questa terra tutto il suo amore possibile. Giovanni Falcone è la personificazione del senso dello Stato. Me lo diceva un americano, e sappiamo come gli americani sono attaccati al loro Stato. Giovanni Falcone non è soltanto il giudice antimafia, ma è un uomo che può rappresentare per tutti i giovani un grande contenitore di valori. E in questo periodo di disattenzione, di distrazione, di voglia soltanto di apparire, di questa rincorsa al benessere materiale, io credo che un personaggio come Giovanni, come Paolo, sia appunto lo sprone a pensare a qualche cosa di altro che non sia soltanto il soddisfacimento dei bisogni essenziali.